Allora, voglio affrontare in questo nuovo video un argomento su cui mi sono interrogato, diciamo, su cui mi sono trovato a pensare. E l'argomento è in sostanza una domanda a cui ho provato a dare risposta. La domanda è: che senso ha studiare? Ma non studiare nel senso di studiare per esempio per passare un certo esame, per esempio all'università, oppure per non essere bocciato a scuola, per esempio in una certa materia, per prendere un buon voto in un compito, oppure un buon voto di laurea. Io parlo di studiare, diciamo, protrarre lo studio al di là del periodo dell'istruzione obbligatoria, quindi per esempio anche al di là dell'università, quindi studiare in una prospettiva di lungo termine, quindi per esempio protrarre lo studio per tutta la vita, studiare ininterrottamente, anche quando non è più richiesto, anche quando non c'è più nessun esame da passare, quando non c'è più nessun concorso per esempio da superare. E niente, per rispondere a questa domanda voglio esaminare diversi aspetti del problema o della questione. Sono diversi aspetti che possono in parte rispondere alla domanda, ma possono anche aprire nuove prospettive, diciamo, su come rivolgere, diciamo, diciamo, come impiegare il proprio tempo e come rivalutare appunto l'importanza di studiare. Allora, una domanda per esempio che può essere attinente è quanto bisogna studiare effettivamente per arrivare per esempio a padroneggiare un certo argomento o per arrivare ad avere una visione d'insieme che sia soddisfacente, che sia il più possibile completa e diciamo e omnicomprensiva di un certo argomento. E la risposta è di solito molto, quindi ci vuole una grande dose di studio, una grande quantità di tempo da investire in questo studio. Per questo avevo pensato a questo esempio, a questa, diciamo, situazione. Immaginate una persona che ha un grande talento per una certa attività o per una certa, che può essere un'attività pratica o intellettuale, per esempio un grande artista oppure un grande scrittore, un grande scienziato, cioè una persona che ha una particolare propensione per la scienza e quindi potrebbe potenzialmente diventare un grande scienziato. Tutte queste persone, questi talenti naturali, possono manifestare la loro propensione verso questi argomenti già in giovane età, quindi potrebbero essere, per esempio, dei bambini prodigio, dei talenti precoci, per esempio nella musica, cioè abbiamo molti esempi, ma anche nella matematica. Però, e questi possono produrre già delle opere e dare dei contributi rilevanti in giovane età, però il loro contributo più memorabile, diciamo, il loro magnus opus, il loro capolavoro si avrà solo in età matura, quindi in età, diciamo, da adulti oppure addirittura da anziani. E questo perché per produrre un'opera che sia veramente significativa, che sia veramente rappresentativa dell'opera di questo, diciamo, del percorso di questa persona, c'è bisogno di una grande esperienza, di un grande processo di studi. Vale a dire, il solo talento, la sola predisposizione non è sufficiente a produrre un capolavoro. C'è sempre bisogno di un grande periodo di apprendimento, di studio, di perfezionamento. E questo si vede in tutti i campi, come dicevo, per esempio la musica, l'arte, sì, la scienza, la matematica e via dicendo, la letteratura. Quindi questo ci porta a una seconda questione. Allora, ci vuole tanto tempo per perfezionarsi, per acquisire una grande competenza in un certo campo, per sviluppare le proprie idee al fine di produrre un capolavoro, una grande opera. Però la vita è corta, ovviamente uno avrebbe bisogno di impiegare una grande parte della propria vita per studiare, no? Quindi è ovvio che bisogna fare un investimento, bisogna avere una specie di lungimiranza, quindi essere in grado di prevedere che investire tutti questi anni nello studio porterà dei frutti. E questa è una scelta che ovviamente è molto impegnativa, una scelta molto importante. Inoltre c'è un'altra questione, che mentre per esempio ai tempi di Leonardo da Vinci o insomma nel Rinascimento, o anche nel Medioevo, perché non è che ci sia molta differenza. Comunque, a quei tempi, quando così il corpus di conoscenze che l'umanità aveva raggiunto non era così
così grande, così vasto, e per una persona singola era possibile, nell'arco della propria vita, conoscere tutto lo scibile. Quindi raggiungere un livello di conoscenza, se non in tutto, perlomeno in un gran numero di argomenti, che fosse molto approfondito e quasi onnicomprensivo. Oggi non è più possibile, perché con il progredire delle conoscenze, in generale scientifiche, ma verrebbe da dire che in tutti i campi c'è comunque un progresso, quindi in ogni caso la quantità di materiale, di informazioni da conoscere aumenta sempre di più, e in certi campi il livello di specializzazione necessaria per comprendere certi argomenti diventa talmente alto che è quasi impossibile per una persona arrivare a padroneggiare tutto. E quindi questa sembra un'impresa destinata a non avere mai fine. Una persona dovrebbe aggiungere sempre nuovi livelli di approfondimento, sempre altri, diciamo, ulteriori livelli di specializzazione, e la cosa non avrebbe mai fine. Quindi questo è una cosa che si conclude, questo piccolo primo diciamo, macro argomento, si conclude in un certo senso con una risposta negativa. Sembra che la sfida di approfondire sempre di più le proprie conoscenze, quindi di perseguire uno studio esteso a tutta la durata della propria vita, non porti mai ad avere una conoscenza onnicomprensiva, però questo comunque non deve essere un deterrente, diciamo così, dall'approcciarsi allo studio, perlomeno in un certo numero di argomenti, un certo numero di campi, ecco. Poi c'è un'altra questione che secondo me è importante da tenere in conto. Uno potrebbe pensare che lo studio in un certo campo debba essere necessariamente rivolto a risolvere un problema immediato. Per esempio, io devo, cosa ne so, risolvere un'equazione oppure risolvere un problema pratico, e devo quindi informarmi su quali siano i metodi necessari per adempiere a questo compito, risolvere questo problema. Però non è sempre questo il caso, perché a volte ci sono problemi che sembrano non avere soluzione, e per quanto uno si sforzi di cercare in tutte le fonti che ha a sua disposizione, non riesce mai a trovare una soluzione. Allora, una cosa che è nota, ma ho potuto anche io verificare di persona, è che a volte per risolvere un problema molto difficile e per progredire, per esempio, in un lavoro che si sta svolgendo, è necessario, comunque è utile, rivolgersi anche altrove. Quindi rivolgersi ad argomenti, a studi, campi della conoscenza che sembrano non avere niente a che fare col problema in questione. E questo è anche legato al fatto che quando la mente è lasciata libera di spaziare su argomenti diversi, in un certo senso è una specie di distrazione, una specie di divagazione, ecco, la mente può essere anche più predisposta a ricevere la soluzione, che a volte si forma come una specie di processo mentale non ben compreso, e la soluzione magari arriva in una sorta di illuminazione, no? Una specie di epifania, per cui uno si sveglia la mattina dopo aver fatto un sogno e si trova la soluzione. Questo magari arriva per particolari meccanismi cerebrali che io non conosco e forse nessuno conosce, per cui una volta accumulata una certa massa critica di informazioni, il cervello è in grado di elaborare in maniera che in modo cosciente non sarebbe in grado di fare, e noi riusciamo quindi arriviamo alla soluzione senza esserci resi conto di averla elaborata, in un certo senso. Inoltre, e questo quindi questa era una possibile un'ulteriore ragione per cui studiare anche argomenti diversi apparentemente scorrelati col nostro problema in questione può essere utile. Inoltre volevo far presente questo, che qualora noi ci facessimo il problema che certi argomenti possono sembrare al di là della nostra portata, per difficoltà, perché per vastità anche, sembra che noi non abbiamo proprio le basi, pure il tempo che sarebbe necessario per poter affrontare questo studio, non è vero, questo non è mai vero, non esiste un argomento che sia talmente difficile da essere irraggiungibile, cioè incomprensibile per chiunque. In verità tutti gli argomenti, tutti i tipi di studi si possono affrontare se uno è disposto innanzitutto a impegnarsi un pochino, ma il punto cruciale è quello di fare il primo passo, quindi mettersi nell'ordine di idee di cominciare seriamente un determinato studio e di non arrendersi alle prime difficoltà. E poi deve procedere nello studio con un certo metodo, quindi deve essere uno studio abbastanza metodico e sistematico e regolare,
ovviamente, altrimenti non si possono fare progressi. E quindi la difficoltà spesso è un deterrente, diciamo, dal proseguire, però una persona deve essere abbastanza determinata da non farsi scoraggiare dalle difficoltà. E quindi arriviamo a quest'altro argomento, che è quello finale, perché non voglio che il video risulti troppo lungo. Insomma, l'ultima questione è quella del perché uno dovrebbe affrontare uno studio di un argomento che può sembrare totalmente irrilevante per gli scopi pratici, per l'interesse immediato, e magari dedicare quindi tanto tempo allo studio di questo argomento. Allora, ci possono essere tante ragioni. Alcune sono quelle che vi ho detto, quindi che può essere utile comunque per affrontare un problema per via di questo strano meccanismo, diciamo, di processo mentale che porta alla soluzione di problemi in modo quasi inconscio. Però ci possono essere altri motivi consci, quindi consapevoli. Per esempio, la curiosità. Una persona può essere curiosa di conoscere una certa cosa nonostante non abbia nessuna utilità per lui. Per esempio, potrebbe voler studiare la musica, nonostante non abbia nessuna intenzione mai di suonare uno strumento, oppure di cimentarsi nel canto o in qualche attività legata alla musica. Oppure potrebbe voler conoscere una certa corrente artistica, quindi si procurerà dei libri, oppure vuole approfondire lo studio di certe branche della matematica. Quindi sono tutte questioni, sono tutte motivazioni, diciamo, legate semplicemente alla curiosità personale. Poi questo può essere inserito in un contesto più generale, che è quello di procurarsi, quindi formarsi, una propria cultura personale, quindi una cultura che uno possiede per sé, di cui vuole, diciamo così, godere nella propria, così, nel proprio io, senza necessariamente doverlo condividere, senza doverlo applicare. Una sola questione se possiamo dire così, di self-respect, cioè rispetto per sé, quindi di voler valutare se stesso, appunto procurandosi una cultura che non è necessariamente utile per i suoi scopi pratici. Poi ci può essere la motivazione di mantenere e voler mantenere il cervello in forma. Questo perché, diciamo, continuare a studiare, o perlomeno impegnare il cervello in attività intellettuali, non monotone, quindi anche impegnative, per esempio studiare una nuova lingua, voler imparare la musica, appunto la matematica, cose di questo genere, aiutano a mantenere il cervello in forma, rallentano l'invecchiamento normale, allontanano il rischio di Alzheimer, e quindi sono tutte motivazioni più che valide per poter affrontare questo studio, questa attività. E infine voler capire meglio il mondo, come funziona il mondo, quindi studiando diversi aspetti che possono essere aspetti di, per esempio, attinenti alla società, quindi per così dire il mondo umano, se vogliamo, oppure la natura, il mondo naturale, oppure, non so, la matematica o qualunque altra cosa. Quindi voler capire meglio il mondo, che non è necessariamente indispensabile per gli scopi pratici, quindi per la vita quotidiana, però serve ad avere una prospettiva diversa, anche ad avere un punto di vista diverso sulle cose del mondo, sulle vicende del mondo. Poi non si può mai sapere, questa è una cosa che, insomma, l'esperienza insegna, non si può mai sapere quando una certa informazione, una certa conoscenza ci sarà utile nel futuro, in maniere a volte insospettabili. Quindi non si sa mai che in futuro ci troveremo a dover affrontare un problema che non sapremo mai risolvere se non avessimo imparato una cosa anni prima, e che per fortuna ci ricordiamo perché ci è rimasta particolarmente impressa. Quindi imparare cose nuove, anche particolarmente strane, non è mai male, insomma, non fa mai male. Infine, volevo concludere, e poi probabilmente dopo questo ci sarà un post-scriptum, diciamo, anche se non post-scriptum, ma post-dictum in un certo senso. Ma prima, appunto, fatemi fare questa conclusione. Uno potrebbe chiedersi cioè potrebbe pensare che investire così tanto tempo nello studio sia sostanzialmente sottrarre questo tempo ad altre attività che potrebbero essere più appaganti, no? E di sicuro utilità. Però io volevo dire questo, che non è necessario impiegare veramente decenni della propria vita a studiare argomenti nuovi. Una volta che uno acquista, diciamo, affina un certo metodo di studio, può imparare relativamente in fretta. Inoltre, non è necessario studiare, leggere tutto il materiale che è stato prodotto, che è stato scritto su un certo argomento nel corso dei secoli o
millenni, anche se si parla per esempio di matematica, per esempio, oppure solo decenni nel caso si tratti, che ne so, di musica o di certe correnti artistiche, ma è sufficiente procurarsi le fonti giuste, quindi informarsi su quelle che sono le fonti più adatte, più esaustive, più, come dire, affidabili per poter affrontare questo tipo di studi e studiare quelle. Questo serve, basta già a fornire le basi che sono necessarie per comprendere poi eventualmente, diciamo, nozioni più approfondite, dettagli, eccetera. Però, come dire, appunto, non è necessario, uno non deve rassegnarsi a dover studiare decenni per raggiungere un certo livello di conoscenza comprensiva di un argomento se è in possesso delle fonti giuste. Non occorre avere un'intera biblioteca, basta un numero, diciamo, ragionevole di libri che siano però quelli giusti. E infine volevo chiudere, questo è il post scriptum, il post dictum, diciamo così, della questione. E tutto questo è nato dal fatto che io ho sempre avuto un grandissimo appetito per la conoscenza, per lo studio di qualunque cosa, e la vastità, cioè la varietà anzi di argomenti che ho deciso di studiare nel corso del tempo è aumentata sempre di più. Quindi per esempio dal semplice campo delle scienze, che era quello che mi interessava all'inizio, ho cominciato a espandermi un po' in tutte le direzioni, la storia, non lo so, la musica appunto, qualcosa sull'arte, la psicologia e la società, no? Queste cose qui. E la matematica, anche quella che non ho imparato per esempio all'università, ho cercato di colmare delle lacune. E adesso sto scoprendo che ci sono dei mondi, diciamo, degli universi matematici di cui non sospettavo proprio l'esistenza e che mi stanno appassionando tantissimo. Quindi anche man mano che aumenta la conoscenza, aumentano anche le cose che non sapevi, cioè scopri cose che prima non sapevi e quindi vuoi approfondire ulteriormente, ti vuoi creare una cultura ancora più vasta. Quindi secondo me, ecco, è come nell'imparare una materia particolarmente ostica. All'inizio uno si trova scoraggiato, una specie di ostacolo, una specie di freno dal proseguire perché incontra difficoltà, ma man mano che acquista familiarità e competenze, le difficoltà più o meno si tendono a decrescere e uno procede sempre più spedito e acquista anche più stimolo, più propensione a continuare. E quindi è un circolo virtuoso. Quindi è questo che volevo, con questo volevo concludere, cioè qualunque cosa vogliate studiare, non vi fermate alle prime difficoltà, ma cercate di superarle, fatevi, diciamo così, forza e vedrete che ne varrà la pena, perché superati i primi ostacoli comincerete a entrare nell'ordine corretto di idee, a acquisire le giuste, per esempio il giusto lessico, i giusti vocaboli, per esempio dei giusti concetti che vi aiuteranno a progredire sempre di più, e non c'è davvero limite a quello che uno può fare. Si possono raggiungere vette secondo me altissime. Anche gli argomenti più difficili non sono solo prerogativa, non sono solo relegati a quei pochi privilegiati, appunto dotati di intelletto sopraffino. Sono raggiungibili da tutti col dovuto impegno e la dovuta tecnica e anche col dovuto tempo. Quindi con questo vi lascio un messaggio positivo, studiate quanto più potete e non ve ne pentirete. Ciao ciao!